Il ritorno della Corporate Run, la corsa di circa 7 km lungo il Naviglio Grande di Milano, ha dato la possibilità agli atleti e ai più volenterosi mattinieri della Legal Community di cominciare con il piede giusto la terza giornata di Legal Community Week 2022. La corsa era non competitiva, ma è giusto riconoscere i meriti ai due avvocati che l'hanno completata per primi tra i circa 150 partecipanti. Si tratta di Eugenio Sabino di Chiomenti tra gli uomini e di Mara Boffa dello studio IFBT tra le donne. In seguito, i lavori sono proseguiti come di consueto all'Hotel Principe di Savoia. Il titolo della conferenza della mattina, incentrata sugli ultimi sviluppi riguardanti l'ambito Capital Markets, è stato Tender Offers in Italy Between Change of Control and the Listing of Public Companies. Si parlerà di M&A acquisitions, merger and acquisition, sia private companies che società quotate. Sostanzialmente si cercherà di individuare i problemi principali che un acquirente deve risolvere per impostare un'acquisizione che sia efficiente dal punto di vista economico e corretta dal punto di vista legale, ma si cercherà anche di capire nella prospettiva dell'acquisizione di una società quotata e quindi nella prospettiva del board della target quali doveri hanno gli amministratori nel valutare l'offerta che fosse formulata da un potenziale acquirente. Ad introdurre il tema, un opening speech di Marco Maugeri di Chiomenti, a cui è seguita la tavola rotonda The Bidder's Perspective, The Preparation and Launch of the Offer, che ha ospitato gli interventi di Michele Croci di JP Morgan, Isabel Fernandez di Gruppo Visabeira, Luca Masotto di Chiomenti, Umberto Simonelli di Brembo e Carlo Andrea Volpe di Equita. Alla moderazione, Nicola Di Molfetta di LC Publishing. Tempo di un caffè e di nuovo al lavoro. La seconda tavola rotonda della conferenza ha analizzato, dopo il ruolo dell'offerente, quello delle società target. Il titolo era The Target's Perspective, Fiduciary Duties, Passivity Rule and the Role of Independent Directors. Il tutto con l'ausilio degli interventi di Irving Bellotti di Rothschild, Laura Ciambellotti di Cattolica Assicurazioni, Agostino Nuzzolo di TIM e Marco Paesotto di Goldman Sachs, moderati da Marco Maugeri di Chiomenti. Altri due gli appuntamenti della mattinata. Si è parlato innanzitutto di arbitrati, nella tavola rotonda Italy's Appeal in the International Arbitration Market. What's new after the recent legislation changes? La nostra tavola rotonda, la nostra sessione riguarderà l'arbitrato, anche in relazione alla nuova riforma, e i punti su cui ci concentreremo saranno lo stato attuale e cosa prevede la modifica apportata dalla riforma. Quindi è una evoluzione, un excursus nel corso di questo periodo che porterà all'attuazione della riforma. Con Giovanni Foti di Accuracy a moderare gli interventi di Stefano Azzali della Camera Arbitrale di Milano, Barbara Benzoni di Eni, Fabio Fagioli di Maire Tecnimont, Luis Grasa Rodriguez di Indra e Francesca Salerno di Enel. In seguito è stata invece la volta di una tavola rotonda a tema fattori ESG nei modelli organizzativi 2-3-1, moderata da Giuseppe Salemme di Legal Community e introdotta da uno speech di Vera Palea, professoressa di finanza e reporting aziendale dell'Università di Torino. A discutere delle possibili ripercussioni in termini di responsabilità amministrativa e penale dell'integrazione degli aspetti ESG nelle strategie aziendali, un panel composto da Simone Davini di Credit Agricole CIB Italy, Gianluca Del Barba di Acque Bresciane, Francesco Inturri di Andersen, Silvia Mazza di Elibra e Luca Rigotti di Andersen. Sicuramente un punto d'incontro tra ESG e i modelli organizzativi c'è. Oggi abbiamo modo di confrontarci e di capire come iniziative in ambito sostenibile possono coniugarsi con la responsabilità amministrativa degli enti e offrire quindi un servizio sempre più ampio ai nostri clienti. Due gli appuntamenti del pomeriggio. Il primo è stato un focus sui mercati emergenti. Emerging Markets, M&A and Innovative Financing, the New Entry Strategy for European Countries. La tavola rotonda dedicata è stata moderata da Anna Francesca Morsoletto dello studio Bergs & Moore e ha ospitato i professionisti dello studio Eugenio Bettella, Rita Ricciardi e Anthony Riungu, unitamente a quelli di Mario Bruni di Sace. Andare all'estero è sempre stato per gli italiani una grande sfida. L'internazionalizzazione è diventata ormai una necessità per aggredire i mercati, sia quelli più maturi che quelli emergenti. Le opportunità per le imprese sono infinite. Se guardiamo al continente africano soltanto, vi sono 54 paesi che hanno bisogno un po' di tutto. Quindi in questo momento storico c'è un grande slancio, anche determinato dalle difficoltà che le imprese in questo momento stanno soffrendo per effetto del conflitto russo-ucraino, che ha bloccato sia la supply chain e dall'altra parte ha anche bloccato un mercato di sbocco molto importante. Quindi le imprese effettivamente stanno cercando dei mercati alternativi dove posizionarsi sia a livello di supply chain sia a livello anche di mercati di sbocco.
Il Medio Oriente si sta collocando come un mercato prioritario, molti si stanno spostando come operatività proprio in questo mercato, dove il costo dell'energia peraltro è basso, dove il costo delle materie prime effettivamente è ridotto, e dall'altra parte stanno guardando a nuovi mercati di sbocco che sono effettivamente in questo momento storico una necessità, ovvero una priorità. In seguito, una tavola rotonda in due parti intitolata Improving Performance Through Inclusion and Workforce Empowerment. La prima sessione ha voluto spiegare al pubblico della Legal Community Week Why Inclusion Fuels Better Performance. Gli interventi di Alessandra Bini di IBM, Licia Ciocca di Banco BPM, Tessa Lee di Linklaters Italy, Roberto Zecchino di Bosch South Europe sono stati moderati da Francesco Bonaduce di In-House Community. Ma allora, diversity and inclusion, allora, per prima dobbiamo dire che puntiamo più sull'inclusion, perché la diversity è, cioè, l'invito alla festa, e l'inclusion è quando qualcuno ti chiede a ballare. E questo è importante, cioè l'inclusion ovviamente aumenta la performance, perché se tu sei tranquilla, se tu sei in tuo agio in un ambiente, performi meglio, sei più produttivo, sei più innovativo, se tu ti senti comunque capito, accolto, rappresentato, tu dai tutto quello che puoi. E quindi per forza anche gli studi, i sondaggi fanno capire che più una società, più uno studio legale, un'azienda è innovativa, cioè è inclusiva più che diverse, la performance aumenta. A Francesco Bonaduce di Naus Community anche il compito di gestire il dibattito nella seconda sessione, intitolata How Flexibility Encourages Innovation and Workforce Engagement, a cui hanno partecipato Andrea Rosso di Linklaters Italy, Antonio Corda di Vodafone, Claudia Ricchetti di Atlantia e Laura Segni di IMI Corporate and Investment Banking. Per anni, prima della pandemia, si è ragionato in un paradigma dove la vita veniva all'interno dello studio e la flessibilità era quello che ritagliava degli spazi importanti, degli spazi che aiutassero a far sì che ci fosse un work-life balance e che quindi le esigenze del lavoro e le esigenze della vita privata in qualche modo si combinassero. La pandemia e il lockdown in particolare hanno comportato quasi un'inversione del paradigma, no? Dove ne siamo passati da una situazione, un mondo in cui noi vivevamo in ufficio e ci ricavavamo con la flessibilità degli spazi, a un mondo in cui dobbiamo quasi riabituarci e riappropriarci di quelli che sono invece i valori del lavoro in presenza. E quindi quel tentativo di cercare un equilibrio fra le esigenze dell'individuo e le esigenze dell'organizzazione oggi viene visto e va letto e va interpretato attraverso un paradigma, ripeto, che si è invertito, dove quindi bisogna capire come il rientro e come il rientro e la flessibilità che sarà trovata al rientro, che sarà diversa rispetto a quella che si viveva prima, come questi contribuiranno a creare quel new normal di cui tanto si parla e che in realtà sarà qualcosa che accadrà nei prossimi mesi o nei prossimi anni, che andremo a definire nei prossimi mesi, nei prossimi anni. La terza serata della Legal Community Week è iniziata con l'HR Cocktail, organizzato dallo studio Toffoletto De Luca Tamaio presso il Centro Internazionale di Brera, che ha ospitato la presentazione della Best 50 HR List 2022 a cura di In-House Community, oltre che un dialogo a tre tra Franco Toffoletto di Toffoletto De Luca Tamaio, Annalisa Sala di Arcese Group e Roberto Zecchino di Bosch South Europe. Bisogna conoscere le aziende per riuscire a dare un supporto creativo e attivo, come si dice, proattivo, nel senso che i rapporti devono essere consolidati, loro ci chiamano partner, e questo ha un senso, perché vuole dire saper consigliare le aziende per quello che devono fare, essere al corrente dei loro progetti, partecipare all'impresa, perché altrimenti sì, si fa un parere, rimane lì e poi si vedrà, ma bisogna essere un po' meno legulei e un po' più creativi. La serata è terminata poi tra chitarre, birra e rock and roll. Al Fabric è infatti tornato il Corporate Music Contest. L'evento, che ha visto 14 band formate da avvocati e professionisti della legal community proporre le loro migliori cover di brani rock dal palco del Fabric di Milano. L'evento si è concluso con il tripeat dei The Children, la band dello studio legale ILEX, alla terza vittoria su tre partecipazioni. Grazie ai The Children, complimenti, congratulazioni. Grazie.